Eccomi tornata con un nuovo video sul journaling e come la scorsa volta sarà un journal with me, cioè una sessione di journaling in cui andremo a svolgere un'attività creativa, ma anche a riflettere su questo mese che ormai è terminato e andremo a mettere per iscritto tutti gli obiettivi che abbiamo per dicembre. Prima di cominciare voglio ricordarvi che questa è un'attività che potete svolgere con me, quindi seguendo il video con il vostro diario, oppure potrebbe essere semplicemente un modo per rilassarsi e riflettere mentalmente su quello che io andrò a scrivere. Oggi mi sono accesa una candela da tenere qui vicino a me e ho preparato tutto quello che mi serve per questa pagina creativa. Ho degli acquarelli, una matita, una gomma, un pennarello con la punta fine e dell'acqua. Ovviamente anche i pennelli. Come al solito la pagina di sinistra sarà dedicata alle riflessioni che faremo su questo mese, mentre l'altra pagina rappresenterà un po' l'inizio di dicembre. Per prima cosa utilizzo subito gli acquarelli così che posso lasciarli ad asciugare mentre inizio a lavorare all'altra pagina. Ho deciso di dare un po' di colore ai bordi lasciando lo spazio centrale pulito. Negli Stati Uniti è passato da poco il giorno del ringraziamento e così mi è venuto in mente di riflettere sul mese di novembre facendo una lista della gratitudine. Andrò così a scrivere tutte le cose di cui mi sento grata e felice. Visto che realizzerò questa lista con voi, mi raccomando, lasciatemi nei commenti almeno una cosa di cui vi sentite grati. Adesso lascio ad asciugare gli acquerelli e intanto inizio a lavorare all'altra pagina. Qui disegnerò tre palle di Natale, includerò qualche dettaglio botanico e mi sembrava carina come idea visto che questa pagina rappresenta il mese di dicembre. Spero di aver reso l'idea delle palle di Natale, anche se i cerchi mi sono venuti un po' degli ovali. Qui sotto comunque vado a scrivere gli obiettivi per questo mese. Mi piace tantissimo puntare sul mio journal i principali compiti o le cose più importanti da portare a termine ogni volta che inizia un nuovo mese, quindi che si tratti di lavoro, sane abitudini o qualsiasi altra cosa. Questa volta i tre obiettivi che sto scrivendo riguardano tutti la sfera lavorativa e per dicembre dovrò creare un portfolio, cioè una raccolta dei miei lavori alla quale sto già lavorando insieme al sito, un'altra cosa da portare a termine assolutamente, e verso fine mese vorrei realizzare una programmazione per il 2021, quindi mettere su carta i nuovi progetti che voglio realizzare. Pianificare quelli che sto già portando avanti, magari attraverso un piano editoriale, e in generale organizzarmi dal punto di vista lavorativo. Torniamo indietro sull'altra pagina e passiamo alla lista della gratitudine di novembre.
In questo mese sono stata particolarmente felice e soddisfatta di come sia venuto il mio corso che ho appena pubblicato su Skillshare e mi sento particolarmente grata di far parte di questa community di persone creative, di poter conoscere altre persone e quindi stringere, anche qualche amicizia. Ho ricevuto supporto, aiuto, consigli durante tutto il processo di creazione del mio corso e quindi voglio ringraziare tutti quanti. Avere delle persone che credono in quello che stai realizzando può essere di fondamentale importanza e leggere un messaggio di incoraggiamento, un commento alle storie che magari vi postavo, in cui vi facevo vedere qualche anteprima, mi ha trasmesso quell'energia positiva che mi ha permesso di lavorare bene e con motivazione. In questo mese il tempo è stato clemente, io ho potuto continuare le mie passeggiate mattutine che ormai sono diventate la formula per iniziare bene le giornate e solo negli ultimi giorni è iniziato a far freddo. Sono grata di essere in salute, sia fisica che mentale, e volevo ricordarlo a me stessa perché è una tra le tante cose che spesso diamo per scontato. Sono super contenta di aver iniziato yoga e sto seguendo delle lezioni online con Silvia che ha creato appunto questa meravigliosa piattaforma in cui ci sono tantissime lezioni suddivise per categoria. Essendo una totale principiante, mi sento di avere una guida e mi sto trovando molto bene. Questo mese ho anche fatto una bellissima uscita nei boschi e ho portato mio fratello Luca ed è stata una bella occasione per passare del tempo assieme. E infine sono grata di avere la possibilità di investire del tempo sui miei progetti. Spero che questa sia stata un'occasione anche per voi per riflettere, rilassarsi, svolgere un'attività creativa e vi ricordo di esprimere un vostro pensiero di gratitudine e vi mando un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.